Ehi, cazzo, un po' di mal di gola. Buongiorno. Come andiamo? Ciao G. Vi sentite sexy questa mattina? Vinito, 88 come gli anni di schiavismo che ti toccherà sopportare a Tom Nook per ripagare il debito. Elzok, grazie per gli 80 mesi di Prime. E a Teo, grazie per i 24 mesi. Buongiorno. Allora, stamattina ero indeciso tra giocare Animal Crossing e il nuovo gioco ad enigmi stile The Room e compagnia bella. Però ieri abbiamo avviato Animal Crossing e ho detto cazzo. Ah, vi ricordo che oggi alle 5 c'è una live extra, mi sono dimenticato di metterlo nel titolo. Metti la mina, grazie per i 6 mesi. Buongiorno Daniel, buongiorno. Apri la porta, mi puoi portare il Froben anche? Più male la gola. Ciao merdaccia. Buongiorno. Dove vai ad annusare? Vai lì, che non hai neanche la copertina, non hai niente oggi. Sei solo un cane schifoso. Perché? Ah, ecco. Ok, sei ripresa. Pipipiripi. Pipiripi. E comunque, sì, ieri abbiamo fatto una cosa che non dovreste fare mai, ovvero emulato Animal Crossing. E che cazzo, mi sono divertito. Cioè, divertito, ho giocato 6 secondi, però mi è venuta una voglia matta di giocarci. In realtà mi sa che cercherò di installarmelo anche su deck per giocarci un po' in giro. Purtroppo non posso avere i salvataggi in cloud, però vabbè. Comunque, eccolo qua. Questa qui è la versione migliorata di quello per DS, che era Wild World, che per me è il migliore in assoluto, perché un Animal Crossing deve essere portatile, ok? Giocarci su fisso è un dispiacere, infatti io questo qui l'ho giocato pochissimo perché non avevo sempre la TV disponibile. Infatti il meglio Animal Crossing secondo me lo dà nel portable, però questo qui è la versione migliorata in generale del di Wild World. Yave, grazie per i 58 mesi! Tra l'altro questo qui permetteva anche la possibilità di trasferire i salvataggi da quello per il DS. A questo. E più di così non posso, il naso verrà tagliato. E vabbè, è uscito per Wii. Tra l'altro è stato il primo ad utilizzare il microfono che non credo abbia usato nessuno nella propria vita. Eccolo là, questo qui. Eccolo qui, lo vedete? Il microfono per parlare con il Wii, che ho non so dove. Che cazzo è finito il disco? Forse dentro il Wii U? Che c'è? Mi sa che ho lasciato il disco nel Wii U, cazzo, avrei dovuto tirarlo fuori. Perché questo qui l'abbiamo già giocato assieme. Preferisco utilizzare il microfono della Wii. Sì, tra l'altro il microfono era pensato per essere messo sotto la televisione. Usava anche Mario Party? Davvero? Vabbè, poi dopo ci sono tutte le cose di puntatori, mica puntatori. Ah, le texture HD che mi hai passato Gabriel ieri non funzionano, però vabbè. Vabbè, direi che possiamo avviare, no?
che vedo un po' spenti ultimamente. Vi voglio caricare. Non è vero, con Animal Crossing no, però. Ecco qua. Che paura, ma questa qua è suonata! Ciccio, sto coso te lo devi prendere tu, non è che devo io ogni mattina. Ho capito, ma io neanche volevo il cane. Ma cos'è povero, che... ma hai preso una cazzo di videocamera apposta per il cane? Ma chi lo vuole? Mi prendi il fuoben. Ma chi lo vuole il cane? Sta sui coglioni, mi sta... Va lì con questa faccia da scemo. Si lecca pure il cazzo. Come mai Cold? Siamo droppati di nuovo. Eravamo arrivati nel 2005 ieri. Oh! Rainovetas! Perché non funziona? Aspettate, non funziona la roba mia qua. Che coglioni la deck qua. Si vede bene? Allora, vedo che ci sono delle barrette nere sopra e sotto. Sono problematiche? Perché io tra l'altro ho capito che posso anche forzarlo più grande, però non lo so. Full Vision, buongiorno, siamo a 45, come inserire paragone sensato. Un saluto a lei, Sifettore, grazie mille. Tra l'altro sto facendo andare a 1080. Se volete possiamo usare un 2K, però... Portalo giù, peccato inizio, lo tieni qua finché non è finito. Me lo bevo, lo bevo. Non posso. Non va. È nuovo. Ah! Gli hai dato qualcosa? Non ho niente. Si è messo da solo lì. Hai comprato l'ultima volta due pacchi di... infatti. Guarda. E poi preferisci lui. E poi preferisci lui. Guarda te, sei cane. Puzza di orecchio di coniglio al mattino, però, porca vacca. Lori, grazie mille per i 3 mesi di Prime. È molto gentile. Ah, ok, comunque ho messo l'analogico destro per muovere il questo. Il problema è che si muove da solo a una certa, quindi non so come reagire. La faccio così. Boh, ok. Sì. No, una nuova avventura, grazie. Audio tutto ok? Ah, mi era mancato tanto questa emozione. Un po' basso. Meglio? Oggi è 6 febbraio, sono le 9.10 del mattino. Sarebbero le 9.10, però sì. 9.09, di aveve, sì. Mi chiamo Ciuffo. No. Ok, allora aspetta, eh. Thank you.
Non hai mai giocato questo gioco, Quarzo? Allora, io ti dico già che, per quanto mi riguarda, questi giochi, i giochi precedenti a New Leaf, sono più belli di New Horizon. New Horizon è bello, ma Animal Crossing prima, Wild World, poi c'era anche quello per il cubo, però quello è un po' vecchiotto da giocare assieme, ti danno tutto un altro effetto. E adesso... New Life non so, non esiste, quindi non so che cosa sia. Dove vai? Vai in cuccia. Comunque, stavo dicendo, i giochi prima avevano tutto un altro tipo di impatto. Erano molto più chill, molto più belli, secondo me, perché davano tutto un altro tipo di impronta allo stile di gioco e al giocatore. Questo è per Wii. Però è fondamentalmente la versione migliorata di quello per il DS. Adesso ci arriviamo. Sempre classicissimo. Cazzo, hai ragione, Ricky. Ah no, l'ha scritto Gabriel di top. Giochiamo a Foam Stars. Ancora il mio vecchio DS, potrei farci un pensierino. Wild World per il DS. Bellissimo. New Leaf penso sia la versione migliorata di New World. Ma New World non esiste. Ma perché vi state inventando nomi? Cos'è New World? New Leaf, comunque, secondo me è stato proprio il più brutto, invece. Era bello perché aveva i minigiochi in multiplayer, quelli li ho apprezzati tantissimo. Però tutto il resto era... Non vedo l'ora di una nuova vita. Queste domande che adesso ci sta facendo Girolamo servono a far decidere al gioco che aspetto abbiamo. Infatti prima ci ha detto, noi le abbiamo detto, forte il nome, vero? Per dire che è un maschio, se invece dicevo che era carino era una femmina. Sai già dove andrei a abitare? Più o meno... So di come stai. Sì. Oh. Va bene. Ok. Sì, cioè va bene. Va bene. Va bene. Qu-
Quando Remo era ancora un autista di autobus, eccolo lì, lì davanti, prima di diventare un pagaiatore. Qui trovi cose già posizionate. Esatto, la cosa differente da questi giochi... No, oddio, sono tutto stralunato terribile. E vabbè, ormai è la mia faccia. Ah! Ecco, che scomodità, scusami. Non c'è un tasto... Scusami, no. Eccolo qua. Vabbè. No, volevo togliere tutto. Ok, grazie. Allora. Siamo bruttini, ma non importa. La differenza principale... Aspettate che vi sposto Sif in basso, che non copre niente, almeno. Ma il mouse fa qualcosa? No, ok. Allora vai in culo, eh. Mi ha rotto le palle. Vai in cuccia! No! Vai in cuccia! Stai lì! No! Seduto! Testa, testa di cazzo! Terra! Comunque, la differenza principale appunto tra questo gioco e le versioni nuove è che tu ti trasferisci in un posto, è già tutto posizionato ed è qui per me la cosa più bella, perché tu entri a far parte di un nuovo mondo e lo vai a scoprire piano piano. La ciliegia, ma che schifo! E vabbè, ci terremo le ciliegie, che dobbiamo fare? Tu arrivi e inizi a conoscere le persone, vedi? Beh, grazie, grazie, grazie. Grandissimo Sansone. È un po' il principio dietro Mighty Might Pondy e Sandrock, esatto, ma anche a... Com'è che si chiama? Cazzo, non mi viene. Stardew Valley. Taolino! Certo. Ed ecco il municipio. Come si fa a guardare verso l'alto? Ah, così. Oh. Non ci sono le opzioni, vero? Sapete che non mi esce più il puntatore di Wii? Rotto per sempre? Dopo tanti capitoli così ci stava uno sandbox, ma ne hanno fatti due. Io spero che si torni a questo, poi. A me fa ridere perché c'è la povera impiegata delle poste, che tra l'altro sono due sorelle. Dopo il tramonto arriva sua sorella, che è una rompicazzo infinita ed è tutta viola. Però mi fa ridere che poverini, non è che lavorano assieme. E guarda, fa così. Pa, 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 pa. Arrivo. Ah, che palle, guarda lì dietro c'è Tortimer che dorme. Sono proprio io. Grazie. Mi sto facendo vedere che ho 0 stelline comunque. Ciao Pelli. Ok. Ok. Oddio, sono indeciso, eh.
Ok, va bene, andiamo a vedere. Ok. Va bene. Certo che so come aprire la mappa. Però non funziona più il tasto del Wii, non so perché. Boh, non mi funziona più, non so perché. No, non sei il sindaco. E questa è la cosa bella. Allora, Animal Crossing deve essere un escapation, un andarsene dalla realtà. Deve essere relax Animal Crossing. Non hai responsabilità in questo. Ok? Non sei il sindaco, non sei importante. Semplicemente sei un cittadino che impara usi e costumi del posto dove è. Un escapade. Impara usi e costumi di questa nuova cittadina e dà una mano per migliorarla. A me è rilassato un sacco sia non essere sindaco che rifare tutta l'isola in New Horizon. È soggettivo. Certo, per carità. Però... che palle. Grazie giù per 52 mesi. Io quasi quasi punterei a quella casina lì. Anche questa non è male. O questa qua. No, questa qua no. Questa qua. No, vado di quella lì. Poi la bottega di Ninok. Più compri, più diventa grande. Dai, voglio questa, voglio questa. Anche per me è molto più rilassante aver la città già fatta. La candela. Buonasera. Io sono inguardabile, purtroppo. Sono tutte vuote. No, te ne propone 4 e sono vuote. Guarda Tom Nook col grembiulino. Ciao! Per coprire i testicoli. Mm-hmm. Cazzo, dov'è la mia guida di Animal Crossing? Amore, ti ricordi dov'è? Ce la siamo portati via? È un librone gigante. Non mi ricordo più. Non l'avevi lasciata a casa dei tuoi? No, mi pare che l'avessimo guardata anche durante in casa vecchia. Non la ricordo proprio. È un libro gigante con questa cosa qua disegnata. Forse è nella scatola. Vabbè. Mazza, è una minaccia, va bene. Molto, molto. La compro! Ecco, questa è la vera essenza di Tom Nook. Perché tutti dicono, Tom Nook è uno strozzino senza aver mai giocato a un Animal Crossing vero. È qui che inizia, perché lui ti dà la casa e ti dice, sì sì, guarda, ti do pure lo stereo, un regalo di benvenuto, tanto non lo vendevo, vedi. Hai visto l'attico? Certo. Va bene. Va bene. Certo. Quindi non dimenticartelo, sì. Ok. No, 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 grazie, ho capito. La musica ogni tanto parte altissima. Ecco, e poi dopo parte col pagamento. Aha. 19.800 stelline, tu ne hai 0. Ok. Sì. Come pensi di guadagnare TV, lo sai? E poi ti dà lavoro part time al negozio, solo per ripagare le spese. Va bene.
Però vuole fare le cose tracciate e non ha nero. Ah! Va bene. Va bene. Ah, con Sansone abbiamo già parlato. Beh, dimmi. Qualche prezioso consiglio per cavartela quando sei in difficoltà. Hai fame, sei al verde, trova un albero con della frutta, pompa i bicipiti e dai una bella scrollata. Va bene. Ok. Non so qua c'è roba. Si può la Sifcam? Cos'è che copre? Copre il testo? Lo copre tanto? Lo devo rimpicciolire? Ci sono le api, certo. Soldi. Ops. Ho sbagliato tasto, cioè, ho fatto uno screenshot. Sifa oggi rompe le palle. Ah, adesso è tornato. No, c'è qualcosa che non va. Oddio mio. Aspetta che provo a fare salva. Giusto per sicurezza. No. Non si può. Questo animale è un disastro. Eccolo là. Malo, grazie per i 25 mesi. Oh, che carina la gattina! La grinfia! Ciao, ciao, ciao! Tontolon? No, oh, tu sarai tontolona, oh, rincoglionita! Non sei la prima. Ma guarda te! La mod per il texture non funziona. Ah, guarda che c'è roba da scavare qui. I villager sono a caso, sì, ogni tanto decidono di andarsene e ti interpellano. Se tu non coltivi l'amicizia con loro, una mattina è probabile che ti svegli e se ne siano belli che andati. Comunque, dove ci sono questi cartelli che sono i consigli utili, di solito compaiono anche le case dei villager. La rimpicciolisco. Vediamo. Ops, devo ricliccare qua. Ma che papero terrificante. Quaccolo. Certo. Sono proprio io. Grazie, Mike. C'è un giroide, Mike! Che fai gargarismi. Ok, per qualche motivo non funzionano alcuni tasti. Quindi non funziona di pad sinistra, aspettate. Ah, ecco, non me l'aveva... Ok, perfetto. Boh, c'è sta cosa qua al contrario, non so perché. Boh.
Posso chiederti perché stiamo giocando a Let's Go to the City, vista la serie di neanche 2 anni fa? Perché l'abbiamo installato come emulatore ieri e mi è venuta una voglia matta. Mi è venuta proprio una voglia... In realtà è da qualche giorno che mi manca Animal Crossing. Mi manca proprio il mood di Animal Crossing. Solo che New Horizon ha dato tutto quello che doveva dare. Santo Dio, cosa fa qua? Gli esperimenti? Gaston! Come sei vestito, Po? È francese lui. Nonno, grazie per 58 mesi. Va bene. A 16 anni resta un gioiellino. Veramente. Veramente. Ah, tra l'altro, questo qui, più camminavi da qualche parte, cioè se io cammino sempre avanti e indietro qua, poi si creava il solco nell'aiuola. C'è una lupa. Ah, vedi, vedi, vedi. Ah, certo. Ah, vedi, la pettegola. Va bene. Snappi a te. Ok, ok, dov'è l'altro? Dov'è l'altro? Aspettate, eh. Mi manca una palla di neve qua, oh. Possa essere oltre il pontile, però mi sembra un po' strano. Non vedo più. Senti che bello il suono della neve. Non vedi la mappa? Sì, però non mi serve in questo frangente. Sto cercando la palla di neve. Punkers, grazie per i 33 mesi. Niente, c'ho tutto. Scusatemi. No. 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 No, no, non sto cercando la casa dei villager. Solo che è impossibile, cioè è sparito. Dove cazzo è? Anche perché di solito non sono così distanti uno dall'altro. Ti ricordi il periodo Covid? Sì, ma allora il problema proprio di New Horizon è che ha snaturato molto. Infatti c'è gente che appena è arrivato online pagava soldi per avere un determinato villager, faceva le peggio cose, cioè si è perso un po' l'amore e il senso di Animal Crossing. Perché appunto diventando sandbox poi la gente vuole tutto.
Niente, vedi, una è qua e l'altra non la trovo. Non trovo l'altra palla di neve. Vabbè, andiamo avanti. Magari di qua? No. Su New Horizon non erano mai lontane, no, vabbè. Vabbè, non c'è. Sarà finito in acqua per qualche motivo. Vamos. Che poi abbiamo parlato con chi? Come faccio? Non posso più aprire la mappa, aiuto! Ah, così? Bianca, Grinfia, Gaston. Mi manca Gigliola. Che però non posso selezionare perché c'ho il coso rotto. Ma vediamo di capire dove è Gigliola. Il sindaco ci c'ha fuori dopo, mi sa. Museo. Questa casa di... Scusi, eh. Questa casa sua, infatti, immaginavo. Ah, sarà qua, Gigliola. Rispona se la butto in acqua la palla. Sono proprio io, signora. Senti che danza caraibica. Come cazzo sei messo? Gigliola? Sulla O l'accento. Preferisco Gigliola. Dopo la review mi sono scaricato il review su 3DS e mi riparte la voglia. Ah, buttiamo via questo, vediamo se si respawna. No, che tristezza. Una vita che se ne va. Hai sbagliato Gigliola. Come se ti chiamassi Marco. Mi dà fastidio. Il sindaco! Ciao, Tortimer! Qual è il tuo animale preferito? La tartaruga! Guarda che Tortimer è il mio animale, come si chiama? Quello che ti gestisce. Mm.
guida. Piacere, Tortimer. Il problema è che io non posso prendere le cose. Eh no, perché non c'ho più il dito. È un grosso problema questo qui del dito. Mi male quello che ti gestisce. Beh, fatemi riavviare tutto, eh. Vado a salvare e rifacciamo. Eccola dov'era, una. Ma era lì anche prima, secondo voi, o è respawnata mo? No, ho spaccato i fiori. Ma sei imbecille, che paura. Ma guarda, testa, testa di cazzo. Comunque anche qua, corri, i fiori si rompono. Cioè non è che devono essere infiniti i fiori di merda. No, non la vedo la palla. No, non dirmi che era lì anche prima. Mi ammazzo. Vabbè, tanto devo salvare, vediamo che succede. I fiori su New Horizon diventano piante parassite. Infatti, è una merda quella cosa lì. Che poi non puoi neanche distruggerli, perché li raccogli e poi ti finiscono in tasca. No, non è vero che su New Horizon, se corri sui fiori, non si rompono. Che dici, Don Crypto? Non è vero? Ho capito, ha già rotto le palle oggi. Ma non è vero che si rompono, ragazzi. Ciao. Ok, vediamo un po'. Come si chiude il gioco adesso? Devo fare altro F4? Lo facciamo così, aspetta. Vuoi interrompere l'emulazione? Sì. Sentendo stirparli? No. Ma i petali sì. Ma sti cazzi dei petali! Cioè, no, non è niente quella cosa là. Ok, aspettate un secondo. Tiè. Ci vuole la Wii? Sì. Ok, adesso funziona di nuovo. No, aspetta, cosa sono le impostazioni? Audio, oh, vediamo un attimino. No, animalese va benissimo. Ah, niente, queste sono le impostazioni che possiamo fare, scusami. Ma brutto testa di cazzo, ma fammi fare... Oh! Nato dal culo lui.
Eccoci qua. Allora. Ma che vuole? Ho salvato. Ilaria, buon 41esimo mese anche a lei. Sì. Sì. Ma ho salvato. Sì. Ok. Sì. Ok. Tanto in questo c'è la casa di Resetti, sapete? Sì. Ma io l'ho fatto! L'ho fatto! L'ho fatto! Ah, ok! Ah! Ok! 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 Bene! Bene! Ok! Sono nel giusto! Sono nel... non... perfetto, perfetto! Ok! Ok! Dai, buona! Buona! Salvata! Bene! Sì! Capisco, capisco! Ok, non resetto, non resetto. Sì. No, lo so. Grazie. No, no, non resetto, non resetto. Voran, grazie mille per i 42 mesi. Grazie mille. Sì, sì, sì. Sì. Paura. Cosa dobbiamo fare adesso? Ok, vedi, adesso funziona di nuovo il dito. Grazie, Boran. Dobbiamo tornare da Nock, mi sa. Quando guardo le tue live che hai ricaricato su YouTube e che giocavi a questo Animal Crossing in periodo dell'uscita del nuovo, le guardavo mentre tornavo a casa in treno dal mio lavoro di allora. Mi hai convinta a comprare New Horizon al day one e provare questo gioco. Non avrei mai pensato che avrebbe potuto piacere nella mia vita. Oh, che coccola che sei. Allora, qua ce n'è una. E l'altra era qui, però non so se si è resettata. E infatti non c'è più. Io adesso mi infilo una merda nel culo. Finché non troviamo la palla non giochiamo più, eh? Resetto. Non a caso è coccolino amoroso. No, comunque i fiori in New Horizon non si rompono. Nel senso che non puoi raccogliere il fiorellino, ma sti cazzi. Qua, se tu corri, succede questo. Belli resistenti questi, comunque. Aspetta. Ecco qua. Vedi? Questo succede. Corene, sono 36 in latino... Triginta sex. Come il sesso. Mi devi tara, grazie mille. Ho trovato due palle di neve nel mio wild world. Cosa faccio? Le devi mettere una vicino all'altra e spingere una sopra l'altra in modo che quella sotto sia leggermente più grande di quella sopra. Ma leggermente, eh. Le trovassi e te farei vedere, però ho trovato una sola e che cazzo. Ma in realtà credo che il gioco ti premia anche se sono identiche. E boh, è impossibile trovare la seconda. Qua ce n'è una.
Ma com'è possibile sta storia? Oh. Mia sorella mi menava se le correvo sui fiori. Però è realistico, cioè è anche giusta questa cosa qua. Corri sui fiori, li rompi. È anche un modo per farti capire che non devi correre avanti e indietro sempre, devi stare anche un po' attento a dove metti i piedi. Non la vedo una cosa così sbagliata, sinceramente. È anche un po' di educazione. Boh, niente, non esiste quell'altra palla. Controlla se dove l'avevo lasciato in acqua. Sì, minchia, però è dall'altra parte del gioco, cazzo. Non credo. Andiamo a vedere, ma... Comunque ricordo tutti di rinnovare, perché l'obiettivo è lì. Ah, mi ha chiamato la proprietaria dell'ufficio ieri. Mi ha attaccato un pippone infinito. Mi ha raccontato tutti i cazzi suoi. Che suo marito ha dovuto accompagnare suo marito in ospedale perché aveva un po' di tachicardia, e nel momento libero mi ha telefonato per l'ufficio. Vabbè, signora, ma suo marito sta bene? Sì, insomma, è che è vecchio. Ok. È anche in lista per sistemargli il ginocchio. Signora, ok. Tutto in basso, sì, era qua. Ma veramente i grandissimi cazzi suoi di suo marito mi ha raccontato. E poi mi ha detto che devo fare l'Enel, ma c'è il contatore nuovo. Non c'è più, ma c'è... Ah, eccola qua! Ma c'è il contatore nuovo. Come cazzo la porto su adesso? Minchia. Pianino. Pianino, pianino. Devo fare la contarina, il gas. Piano. Ma può andare su di qua o si spacca? Vediamo. Piano, 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 piano. Ha preso la velocità. Ok. Ma può andare o no si spacca? Vi vedo convinti. Bene. Facciamo che non date consigli se non li sapete. Pianino, si sta diventando gigantesco sto povero pallino. Facciamo che porto giù l'altra, eh. In Horizon, giocato nel periodo delle prime ondate di Covid, per me il lavoro sono state uno dei più grandi traumi della vita. Tutto mentre affrontavo un divorzio. No, è stata la mia isola felice dove rifugiarmi. Io ti abbraccio forte forte, coccolino. Forte fortissimo. E io ti dico, se hai modo di recuperarti questo più vecchio, in realtà Wild World è il migliore, perché solo che è brutto da farvi vedere. Secondo me farvi vedere i giochi di Essie in live fa cagare. Perché c'è quella doppia schermatina lì, non mi piace per nulla. Però era bello perché continuavi a vedere perennemente in alto il cielo, con i palloncini che passavano, le costellazioni che potevi farti tu. In Wild World potevi fare tu le costellazioni, comparivano nel periodo dell'anno preciso. Cioè quel giorno si vedevano di più le costellazioni. Questa è rischiosa, aspettate, eh. Come me la gioco? Me la gioco che adesso lo prendo nel culo, aspettate. Piano, ok. Speriamo bene che qua sotto non ci sia roba. Ok, ok, ok. Era qua l'altra, no? Eccola qui. A me sembra giusto così, eh? Vai. No? Dai, sì. No! Come quasi? Pallino!
Va bene. Sta fatica. È in figa, pallino. Uomo di merda. Uomo di neve di merda. Boh. Tominocchi. Tanta fatica per essere criticati. Ma veramente? Ma veramente? Sì. Minchia, già la pala, il retino che non mi serve, la canna da pesca, quella sì. Sì, va bene. Va bene. Quanto è brutta quella sedia, cosa, anguria. Va bene. Non funziona più di nuovo il coso qua. Non mi funziona più di nuovo. Qua è così. Su. Centra e batto 9, che è questo qua. Non so cosa è successo. Sì, lo sto emulando. Cosa sarà la extra? E Foam Stars. No. Ma perché non funziona più secondo voi? Cioè, perché non mi va più il coso? Cosa potrebbe essere? Il puntatore sì, è sparito, Gabriel. Anche prima era sparito e si era messo anche a testa in giù, ti ricordi? Secondo me ha camminato per un bel po'. Ed è andato chissà dove. Lo sto facendo, le sto resettando le impostazioni del coso. Faccio così. No, non c'è più. Può essere che sia volato in iperspazio, visto che sembrava avere il drifting, vero? Ma l'unica soluzione è di chiudere. Non lo so proprio trovare, cacchio. Estensione simulatore di movimento, reimposta. Reimposta, vediamo un po'. Non va più. Tom Nook ti guarda male. Ma
si potesse fare tutto senza usare il coso, lo farei volentieri e faccio le foto. Ma perché? Non credo, Full Vision. Vabbè. A questo punto salvo, esco e rientro. Ci mettiamo un secondo, per carità, però... No, no, ma lo sto resettando il cursore, c'è proprio un tasto per farlo, ma si resetta secondo me da un'altra parte. Cioè l'unica alternativa è che posso mettere, gli tolgo un'impostazione, ovvero input relativo, però dopo ricompare sempre al centro. Che sarà un po' più complicato, però vabbè. Ma non c'è secondo schermo sulla Wii, ragazzi. Vediamo un po'. Vediamo. Sì, adesso sarà sempre al centro dello schermo, che poi dopo torna. Cioè sparisce, però sarà un po' più complicato per me fare le cose, ma... Amen. Vedi? Adesso sarà sempre così, che torna al centro. È scomodo, però magari va bene, non so. Sì, 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 rompi palle, lasciami stare! Sono guardando i trailer di Wii World e ho visto la schermata principale, quella in basso, e sopra è fisso il cielo. Però quando apri il menu ti va al contrario. Adesso è così. Il problema è che devo usare la cosa destra, cioè devo fare così, devo fare. Tanto... aggiunge il portafogli. Che fastidio però che... cioè scusami, perché non è pensato per usare tutto? Ecco qua. Boh, un po' scomodo ma si fa. Se potessi mettere due tasti che fanno la stessa cosa, potrei usare un altro, invece no. Va bene. Anche qui al museo c'è il gufo, certo. No, ragazzi, si è spaccato di nuovo. Cioè, io non riesco a capire. Cos'è che lo rincoglionisce così? Per calibrare che cosa posso fare? Ok, così forse. Ok, vediamo.
sparito di nuovo. Posso entrare in abitazioni? No, è un problema dell'emulatore, sicuramente. Il peggiore che ho giocato è, secondo me, New Leaf. Che ha tante cose belle per il multiplayer, però... muore lì. Però così non posso giocare, purtroppo. Cazzo. C'è una nuova calibrazione, vediamo. Cosa non va? Mi sparisce il puntatore del Wii. Purtroppo non posso usare il mouse come puntatore, perché dovrei giocare tutto con il mouse e la tastiera, che forse in realtà sarebbe anche la cosa migliore a questo punto. Che coglioni però. Perché mi trovo bene con il pad. Non ciak. Ma come può, ragazzi, come può andare nel secondo schermo? Non è il mouse, ragazzi, è il simulatore del coso, non c'entra niente. Freccia che movimento, mouse puntatore A e S come B. Non ho capito. Sto cercando di capire cosa potrebbe essere. Perché qua proprio parte via la mano. Quindi devo capire dove è andata. Nova Bromello, non c'entra assolutamente nulla Skull & Bones con Sea of Thieves. Allora, proviamo a fare salva e poi adesso faccio default. Vediamo che succede. E fa questo. Default mi usa il mouse. E però c'è pure il mio mouse che si vede, che fastidio. Ok.
Come si apriranno le cose? No, 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 no. Che palle, che premo ISC. Fammi vedere i tasti. Però, scusami, se io metto questo... Allora, mouse and keyboard, vabbè, default. Ah, click 0, sì. Ah, ci sono i click, per forza. Ok, ok. Scusami, e il movimento col coso, col WASD, dove non c'è scritto? Ups. Sapete che non c'è proprio scritto cosa sto usando per muovermi? Sembra una porta IRDA, per far che? Vabbè, allora mi basterebbe semplicemente togliere il mouse. Visivamente. Cioè, mi sta bene fare così. Però devi togliermi il mouse. Sì, Gabriele. Sì, Lino, dici che è per quello? Ma cosa c'entra il sensor bar? È per i controller originali quello? Un adattatore per fare che cosa? Ma funzionava, ragazzi, funziona, ma non ho capito. Ragazzi, funziona. Semplicemente dopo un po' sparisce il dito. Ma funziona, col pad. Guardate, se io faccio così e rimetto il mio, ecco qua. Perfetto. Vedi che funziona il pad? E funziona anche l'analogico, questo, vedi? Semplicemente quel dito lì a una certa prende e se ne va a fanculo, non so perché. Cioè sparisce per sempre. Non so perché. Vedi, perché lui si muove così. Come posso impedirgli che faccia questo? Ma non è un drift, è una roba strana. È voluto che faccia questo. Non è un drift. Perché anche tenendolo fermo, vedete? Dopo inizia ad andare. Risetta la zona morta più alta. Mi sembra strano che sia quello. Tiè, 11% di zona morta. Ah! Era quello. Ok, proviamo così. Proviamo così, grazie intanto. Avrei mai detto che fosse la zona morta. Vediamo. Non ho finito. Ah merda, c'era ancora un fiore, non l'ho visto. Intanto in chat non siamo solo ricoglionitos. A rompicoglioni Solento Vales. I'm sorry.
Ah, per adesso sembra tenere, quindi bene. Perfetto. Sì, grazie. Ne approfitto per fare una pisciata, guarda. Cane sei. Eccolo. Ecco qua. Va bene. Scusami, volevo parlare a te. Ma brutto figlio di puttana. Sì. Portiamo l'articolo a grinfia. Va bene. Grinfia era la gatta blu? Fatto una pipì infinita. Spagnoleggiante stamattina. Cosa? Cosa ho detto? Eccola. No, 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 no. Ah, no, ok, sì. Sì, però. Ok. Ragazzi, è sparito di nuovo! Non è possibile! Ma come funziona sta cazzata? Eccolo lì il dito. Ok, eccolo lì. Eccolo lì. Basta fare così, immagino. Ok. Un caminetto, grazie. Va bene, grazie. Il 26 del 6. Proprio così. Ok. Va bene. Calna, 8 mesi, grazie mille. Un caminetto in tasca, certo. Intanto controllo. Allora, vediamo. Sì, è un po' scomodo, ma si fa, si fa. Cioè, rispetto a prima. Ma guarda che cazzo, è bellissimo. No! Gatto. I tasti giusti di premere. No, e adesso. Cazzo, ma è bello da morire, scusami. E qui su ci metto la candela adesso. Cazzo, bello così! Vi piace? Se non vi piace, cazzi vostri, mi piace.
senza canna fumare un'ora e muore intossicato dai fumi. E allora dai, non vedi che si vive bene? No, ago e filo, scusa, sbagliato. Fiori appena piantati, già distrutti. Che dite, ragazzi? Volete farla una miniserie su Animal o preferite una one shot oggi? Ah! Ok. Dobbiamo scrivere una lettera bianca. Allora. Scrivi lettera. A bianca. Cara Bianca, sei una stronza. Punto. Ciò detto, ci sono. Madonna, che bravo che sono a scrivere con l'analogico. Cos'è il rilevatore? Ci sono grandi sconti. Posto. Non scrivere stronza. È troppo tardi, Gabriel. Gentile Bianca, cara. A cazzo, c'era già scritto Gentile Bianca. Non ho letto. Votate, 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 ragazzi, perché è importante. 32 voti purtroppo sono troppo pochi per decidere. Siete in 571. Potete votare tutti il sondaggio, perché mi preme sapere se ci tenete o meno. Grazie. Votate, amici, votate. Lo so, Cog, perché tu sei una persona arsa, arida. Ha due spruzzi. Tre volte. Ah, scusa, mio amore. Vabbè, niente. Mandiamo una lettera a Catland. Perché? No, 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 no. Sonare, sono 10, tra poco festeggiamo il nostro primo anniversario, grazie mille. Ah, sì, mi ricordo. Che lo fa? Pelli e polli meglio dei dodo, mamma mia se sì. Che compare. Secondo me quando aprono dei menu contestuali a parte che si incazzina.
Vedi che c'è tranquillamente, poi boh. No. Ho riscattato uno spot e non è partito. È vero, perché non c'è aperto il cazzo, scusami. Adesso si riaprirà. Ma i personaggi erano comunque molto più iconici una volta. Quello che desideri tu. È tornato il merda. Dei due. Eh? Dimmi uno dei due. Quello là. Perché? Mi ha fatto cedere tra due caffè e poi è andato via ridendo. Ah, perché il cucchiaino di merda? Un cappeto devo consegnare. A Mike? Che cazzo era Mike? Ah, sì, quello... No. La rana era Mike? Vedi che è sparito di nuovo? È sparito di nuovo. Perché sparisce? Durante alcuni dialoghi mi sparisce. Ma sì, Lino, non era per quello. In realtà è Bluetooth, dovrei poterlo collegare banalmente col Bluetooth. È che non ho voglia. Cioè, proprio non ho cazzo di giocarci con quella crocchio là, semplicemente. Cos'è la pressione relativa input? La cosa bella è che se anche lo carico non funziona, eh. Devo per forza cambiare proprio il coso. Cioè, è proprio una roba strana questa cosa qui. Quindi così, al volo. Poi riseleziono quello, faccio carica e funziona benissimo, uguale. Come avevo detto io. Quindi non lo so. Non avendo il sensore, magari lo muovi e si rincoglie. Ma è strano, Lino. No, non è che si rincoglie. Sparisce proprio, vedi? Lui va là. E ok. Però una certa sparisce nel nulla. Ma dove è andato? È come se non prendesse proprio più l'input. Dobbiamo andare dal ranocchio. Vedi che qua va tranquillamente. Poi sparisce. Forse perché schippo i dialoghi con B. Perché vedi che... Ah no, è sparito anche adesso. È sparito anche adesso. E l'unica cosa che ho fatto è stata... correre. Tenendo premuto B. Vediamo questo. Proviamo a far così. Proviamo a far così.
No, continuo a fare foto. Il giroscopio non fa niente in anima, è vero? Ok. Vediamo un po' adesso come va. Dove viveva l'uomo rana? No, no, è Gaston. Aspetta, ho sbagliato. Devo andare da Mike. Perché gli occhi così spiritati? Ho risposto delle domande. Denuncia, io devo lavorare, adesso voglio solo aprire Animal Crossing. Che bello il giroide che lavora. Lo possiamo usare per quando ci sono problemi tecnici. Ci sono problemi tecnici, tutti col giroide. Adesso funziona. Funziona. No, era di qua. Bellissimo. Non funziona il puntatore. No! La trappola! La trappola, aiuto! Ok, risolto. Da dove arriva il giroide? Quello lì nello specifico mi sa che è di New Leaf. Per quando... Eccolo qua. È il papero, Mike, non il rana, scusami. No, ho sbagliato. Ho sbagliato, ho sbagliato! Oh, parlami! Beh, certo, Cog. Perché non giochi ad Animal Crossing, Cog? Spiegami. Ce l'hai la Nintendo Switch? Ha un cotto mi ha dato. Pavimento. Non vado matto per il cotto. Nel senso che il pavimento in cotto è molto bello, ma ruvido. E quindi mi si grattano i calzini, mi dà fastidio. È vero che tu hai consegnato Link's Awakening. E Animal Crossing ce l'hai? Prova a giocare Animal Crossing, Cog. Gioca Animal Crossing, Cog. Chat, potete dire tutti a Cog di giocare Animal Crossing? Ma giochi con Celio, guarda. E niente, si è fottuto di nuovo. Ma perché succede questa cosa? Perché succede questa cosa? Boh.
riesco proprio a capire dov'è il problema. Non riesco veramente a capire, ragazzi. Boh. Perché sparisce proprio. No, l'ultimo è troppo sandbox, certo, però è l'unico che puoi giocare, quindi che dobbiamo fare. Che poi riparte e funziona tranquillamente. Christian, grazie per gli 8 mesi. Ah, sì, mi ricordo. Adesso che hanno tolto il servizio online sul 3DS, New Leaf, ci possiamo giocare con uguale? Da solo, sì. Online, no. Sciopero della fame finché Kong non finisce al 100% un Animal Crossing. La Madonna. Quindi muori. Quindi per forza. Cioè, la tua unica soluzione è morire. Io non so cosa si aspetta questo cane da me. Avete visto che è mago? Si è teletrasportato, eh? Difficile finire al 100%? Nell'opzione più rosea ci vuole un anno. Va bene. Va bene. E qua funziona. Funziona. Ah, quando sono nelle porte smette di funzionare, vedete? Lo so, vi giuro, non ho idea. E adesso è sparito. E adesso non va più. Sto usando Dolphin. Il pulsante calibra serve solo a rendere Dolphin consapevole dell'entità dell'input del controller. Cioè, secondo me io faccio qualcosa che non piace all'emulatore. Facciamo in modo che non si nasconda. Giustamente, facciamo così. Default, carica,
Facciamo che non si nasconde automaticamente. Vediamo un po' che succede. Poi mi rimane in mezzo ai coglioni forever. È un problema. Quindi dici che proviamo a mettere il tasto noi per nasconderlo. Aspetta. Però... Io tengo devo tenerlo premuto il tasto per nasconderlo. Ma il problema non è che rimane a schermo da qualche parte, il problema è che fa da puntatore, vedi? Questo è il problema. Clicca con il destro, poi su hide. Aspetta. E seleziona punto esclamativo not. Non c'è nessun punto esclamativo not. Cos'è il punto esclamativo not? Ah, eccolo qua. E devo metterlo... Tasto 5. Button 5, eccolo qua. Ok. L'espressione contiene un errore di sintassi. Variabile utente, cioè, scusa, operatori, not non me lo accetta. Devo fare così. Non gli piace. Prima metti notte e poi il tasto. No, non ho mica capito allora come si fa. Sul nascondi sempre. Appunto schiamati magari va qua. Ok. Vediamo. Ah, quindi adesso devo tenere premuto per farlo comparire. Aspettate un attimo. Mi danno una scrivania. E via, la scrivania per l'ufficio. Boh, vabbè, vediamo come funziona. Forse abbiamo risolto e grazie. E dobbiamo andare da Bianca. Era più comodo prima, però se proprio si spaccava, va benissimo anche così. No, non funziona più. Non funziona più. Nada. Porca puttana, cosa cazzo è il problema? Che palle, che io ci voglio giocare, però così mi sta passando tutto.
Cioè, allora, semplicemente ad un certo punto smette di voler utilizzare il coso. Cioè, non funziona più nulla. E io non so cos'è, qual è il problema. Scusami, ma io posso fare così? Oh, aspetta. Questo qui gli devo dare. Cos'è sta roba? No. No. No, aspettate, la Y, no. Che cazzo? No, niente, ok, aspetta, questo qui che va su e giù e questo qua, perfetto, ok, poi giù, vai che ci stiamo arrivando, forse ce l'abbiamo. Y dobbiamo fare. Y più. No. Ah, mouse, aspetta. No, non ci sto riuscendo, ragazzi. Oh, Dio mio. Perché volevo mettere il mouse. E sta andando. Il problema è che non sta andando per davvero. Questo così. No. Non gli è piaciuto. Infatti se io faccio così non va un cacchio.
Vale riavvio? Sì, però non possiamo riavviarlo in 5 minuti, Celio. Cioè, che palle. Non lo so se lo fa con altri giochi, ma credo che sia proprio un problema dell'emulatore. No, ma il fatto che sparisca va bene. Il problema è che non torna mai più. No, se lo tengo fisso, non... Quando clicco va nella direzione in cui clicco. Ma lo muovo ogni tanto, Sammy, non va. Alt Enter cosa fa? Me l'ha rimpicciolito. Qual era l'idea? Perché il gioco funziona perfettamente, è che non mi permette di fare le cose senza usare il puntatore del Wii. È questo il problema. Perché adesso non funziona e basta. Perché vedete, cioè, quando io muovevo il mouse, cioè quando io apro il coso, lui in realtà fa venire fuori anche il coso sotto, il menu. E adesso è come se non mi vedesse proprio l'input del movimento. Lo so che posso usare Wiimote vero, non avevo voglia. Sotto opzione controllo cosa c'è? Non c'è niente praticamente. La vibrazione, il motion plus, il nunchuck. Non ne ho proprio idea. Credo di aver fatto danni con l'accelerometro qua. Vediamo. Provo un'altra cosa, datemi un secondo. Che magari ho fatto un danno, però ne dubito, però vediamo. Sì, ok. Vediamo un po' come va adesso. La bianca dovevamo andare, no? Gaston. Eccola. Ecco qua. Gentile Bianca, cara Bianca, sei una stronza. Ci ho detto, ci sono grandi sconti. Va bene. No, non era per quello, ma ok. Sì, grazie.
Grazie. Va bene. Non scrivere scemenze. Boh, per adesso sta tenendo botta. Vediamo. Ah, stasera live con Karim, tra l'altro, in un gioco incredibile. Però non so se funziona, quindi... Cosa vuoi? Cara, carissima stronza. Ma sei scemo? Che hai? Cosa c'è? Dimmi. Sei suonato? Viziamolo, no? Sì. Ma portatelo via tu allora, sto cane, scusami. No, no, dai, anche tu hai i premiati, daglieli. Ma mi è corso in culo, che daglieli? Lo stai premiando per farlo stronzo. Vai, cuccia. Guarda, guarda, guarda come ti dà retta, guarda come ti dà retta. Vai, cuccia. Non la vede la cuccia. Fanculo, va. Scemo. Funziona ancora. Abbonati, Sif. Una bacheca vicino al municipio. E vai l'annuncio, sì! Adesso funziona sempre. Ci abbiamo messo 2 ore a non finire ancora il tutorial di Animal Crossing, vorrei dire. Adesso sta funzionando. Forse credo di aver capito. Perché probabilmente mi aveva preso il controllo del movimento, cioè l'analogico del movimento, come anche il controllo dell'accelerometro del Wiimote, e quindi probabilmente mandava il Wiimote a fanculo, cioè lo storceva, faceva così, e quindi probabilmente il Wiimote puntava all'indietro rispetto a là, e infatti non funzionava. Ok, scrivi. Gentili. Non posso scrivere. Stronzi, con la S maiuscola però, eh. Euro. In quello per coso? Sì, quello per Switch. Dobbiamo anche cambiare l'inno, cittadino. Sì! Sì! Sì.
Va bene. Non è proprio vera questa cosa, ma... Perché non funziona più il coso qua? Non mi funziona più il controllo della telecamera, vabbè. Allora, cos'era questo? Uno scatolone e il tappeto opulento. Io direi a questo punto di vendere un po' di sarese. Di comprarci la pala. Intanto vorrei usare l'ascia anche per togliere sta cazzata, ma vabbè. C'è Resetti? Sì, l'abbiamo incontrato prima. Che mi ha detto bravo perché ho salvato. Poi vorrei anche una maglietta meglio, che la mia mi fa un po' ribre... È vero che non si sommano qui le cose. Maria Vergine. Sei un rompipalle, ma gigante, eh? Scusami se sto lavorando. Prego. Allargare la casa, dammi 15 milioni. Adesso non c'è più. Voglio vendere. Cosa? Tutto. Aspettate che devo usare la doppia mano. Voglio provare a fare una roba. Se io mi metto come click del mouse questo qua. Adesso il click del mouse è il dorsale, così almeno posso usare l'analogico. Vediamo un po'. Sì, è un po' più scomodo, per carità, però almeno quando devo usare l'analogico... Più che altro è una stronzata perché non posso mettere due tasti che fanno la stessa cosa. O si può fare che non lo so. Il più probabilmente fa somma. Io devo mettere... Forse con la virgola, ok, vediamo. No. Allora, io ne ho messo la virgola. Cioè, button 5, virgola, button 0, però mi prende solo il button 0. Mm.
Perché se faccio il più devo sommarli probabilmente. Ah, or! Aspetta, c'è or? Aspetta. Oh, ho risolto tutti i miei problemi nella vita! Non è vero, però... Cazzo, eh? Ormai sono diventato un programmatore! Il cappello da Babbo Natale! Ciao, Filo! Non c'è niente che mi piace, arrivederci! Quanto devi urlare a caso? Non è a caso, è di gioia. Però oggi che sono contento, Gabri. Ah, sei una persona arida, è una persona arida proprio. Per una volta che uno è contento. Guarda che ci sarebbe un coso da acchiappare qua. Però non posso perché non ho il retino. È già passato un mese da Natale, si può pensare a quello dell'anno prossimo. Di qua. Ok, scusatemi, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, però adesso mi sa che siamo a posto. Errore mio che non usavo le cuffie. Eh beh. Guardate adesso con quale maestria vado via. Poi si muove ancora un po' troppo sto analogico. Però. Allora, voglio tutte queste cose qua. Va bene, raccolta punti, che bella. Sì, sì, non... Non serve. No, 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 lo volevo! Sbagliato il bottone. E ancora l'albero in taverna. E noi l'abbiamo tolto 2 settimane fa. No, no, lo sapevo già, ho sbagliato. Oh, comunque 1.500 appena guadagnati, già rispesi, eh. Puoi mettere il pattern a terra per creare i sentieri. Sì, ma sono brutti in culo. È una roba che io ho sempre odiato, quella lì. Io non so perché la gente lo faccia. Per me rovina proprio il gioco. Ah, fammi... Non volevo lo screenshot. Volevo questo. Vediamo se troviamo... No. Come si fa a shakerare... Ah, non si può shakerare l'albero in questo, mentre ho in mano questa. Vero? Cosa fa questo tasto qua? Non mi interessa mica farlo, però vabbè. In Horizon sì, sì. Certo. Due giochi leggermente diversi, con qualche anno di distanza. Bisogna farli belli, no no, per me sono tutti... rovinano proprio tutto il gioco. Non c'è che storia. Per me i pattern proprio non vanno usati.
Allora, in realtà mi serve un tasto rapido per aprire questo, che è il select in realtà, ok. Adesso troviamo altri sassi. Capito pure che se ci passi sopra li tiri via cliccando per correre. Mamma mia, che schifezza. Sono proprio brutti, sono brutti, non usateli. Niente. Lo chiude anche col piedino? Non lo chiude col piedino così. Non c'è il tasto giù per disincubare. Ah, invece sì che c'è! Non lo sapevo. Ah, vabbè, ma allora! Pensavo non ci fosse. E allora, vabbè, game changer! Non me lo ricordavo, grazie. Vabbè. Easy. Un altro gioco. E beh, pian piano dall'inizio della live abbiamo tutto costruito in modo da diventare dei super campioni, eh? Fossile? Fossile! Mi sa che lo aggiunsero qui, sai? Mi sa anche a me. Infatti non me lo ricordavo. Via! È grosso questo, eh? No, ho sbagliato! Che figura! Che figura, scusatemi. Tutti questi aggiustamenti per una one shot? Ma perché? Che dite, domani non volete andare avanti? Non vi sentite un po' a casa? Se grosso è una spigola. Ma non ne ho ancora mai pescato nessuno. Devo darli tutti al museo. Beh, beh. Ecco, 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 ecco. Ma vedi che mi rifacciamo. Infame bastardo, eh? Cos'è? Un pingo! Che carino. Vabbè, niente di che come commento, ma ok. No, no, beh, ma l'ho comprato quel gioco lì, Kog, eh? Non è che non si gioca. Ma poi Animal Crossing a una certa diventa... giochiamo un'ora e poi basta. Non so se ci sono altre cose qua. Not. Un pingu. Avete visto altre cose in giro? Altre pietre? Beh, sicuramente ce ne sono. Ma dove? Questa è la domanda. Sei uno stronzo. Dove scusè? Un altro pingu. Sono milanese, Gabriel, d'altronde. Oh. Lisciato. Che poi io veramente ci giocherei anche su Real Hardware a questo. Però graficamente posso dire che è tutta un'altra storia, cazzo, rispetto al Wii U. Ci abbiamo giocato su Wii U, per l'amor di Dio. Però
Cazzo, se visivamente è molto più bello. C'è più di lei, non mi ricordo. Eccola qua. Mi si è incasinato l'analogico. Niente. Ma la trovo, mamma mia, se la trovo. Quella maledetta. Eccola qua. Intero culo che non fai porting. Vabbè, ma ormai dopo New Horizon questo qua saprebbe troppo di vecchio, eh. In pochi se lo giocherebbero. Ah, un porcellino di terra. Perché non grunisce? È perché è un porcellino diverso. Vabbè, cosa te lo sto a spiegare, brutto scemo. Io me lo giocherei. Anch'io. Ma esattamente come mi giocherei tutti i vecchi Zelda. Nintendo. Gli Zelda quelli belli. Eccoli. Vero? No! Vabbè. Adesso a Minish Cap e anche solo il primo dungeon è incredibile. Ah, che palle. Che però non è Nintendo, ricordiamoci, Minish Cap. È Capcom. Ah, che spissa. C'è un motivo per cui non mette subito via i soldi nel portafoglio? Era così. Palle che dorme. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Allora, donazione, bello. Intanto partiamo dai fossili. Ah, una cosa alla volta, giustamente. Anche perché voglio che me ne parli. Non hai identificato? Sì. Un teschio di brontosauro. Attenzione, attenzione, guarda come si parte bene. Bene. Potevi seppellire e creare l'albero dei soldi. Sì, in questo sì, però è diverso, perché in questo, per fare quel lavoro lì, ti serve la pala d'oro. Per avere la pala d'oro devi sotterrare una pala normale. Non è come in New Horizon che invece trovi il buco con i soldi sotto. Qui, tra l'altro, bisogna annaffiarle le piante, perché altrimenti il giorno dopo muoiono, perché è un gioco bello. Il collo di plesiosauro, pensa un po'. Dai, andiamo di porcellino di terra, così piange una volta e poi sta tranquillo. (Ride)
Sì. Lo so. E soprattutto, volete sapere qual è la cosa più bella di questo gioco? Gli strumenti non si rompono. Grazie Scasi per gli 81 mesi. Non ti preoccupare. Orgasmo. Gli strumenti che si rompono sono la roba più brutta di un raso. È una preda tipica della pesca invernale sui laghi ghiacciati. Vedi. Fai un buco nel ghiaccio, cali la lenza e aspetti un pesciolino. Ah, vedi? Ah. Va bene. Non ho altro. Grazie. Andiamo alla caffetteria. Allora, il sabato sera KK viene a suonare qui. Non al centro della piazza. Cioè, volete mettere KK che suona qua rispetto a dove suona New Horizon? Qui non si rompono gli oggetti, no? Poi ovviamente... Oh! C'erano anche qui le costellazioni! Ah, oh, guarda che dorme pure lei! Non mi ricordavo che erano anche qua. Ciao, Celeste! Cioè, perché hanno tolto questa meccanica qui? È bellissima! Sei adorabile. No! Lo sei, Celeste! Costellazioni. Ok. Va bene. Può avere un massimo di 16 collegamenti. Va bene. Perfetto. Guardate che bella questa meccanica. Noi adesso possiamo andare in giro e creare una nuova costellazione. Tipo così. 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 Eccola qua. Cioè, in realtà abbiamo fatto il carro. Però ok. Dai, facciamo i birbanti e chiamiamolo l'aquilone. Oppure guarda che c'è il camminatore. Bellissimo. Quello della guerra dei mondi. Chiamiamolo tripode. Eccolo qua. Cioè, il tripode della guerra dei mondi. Ma togli questa. No, togli questa. Dobbiamo farlo. Eccolo qua. Bon. Ok. Va bene. Sì. Saranno più luminose che mai il giorno 12 maggio alle ore 20 esatte. Ma quanto è bella questa cosa. Cioè, tu sai che il 12 maggio alle 20 guardi il cielo e vedi quella costellazione lì. Sì. E gli dai il nome. Perché hanno tolto questa meccanica? In Horizon lei era uno spawn random. Veramente, è vero. Stelle. Per osservarle. Poi dopo tu le puoi vedere da qua, naturalmente. Puoi vedere tutta la collezione. E che adesso è giorno, quindi non si vedrà un cacchio. Perché puoi visitare le isole e se fai cose a forma di cazzo svastica lo può vedere chiunque. Che palle. Però anche qui, Gabriel,
Perché vedi, adesso come si guarda in su? Così. Solo che naturalmente adesso, essendo giorno, non si vede un cazzo. Che bello. Poi qui prossimamente, credo già nei prossimi giorni, si sbloccherà. Ah no, si può? Aspetta che mi vuole parlare Gianfranco qua. Ma vuoi il pingo? Ti do il mio pingo, eh? Certo! Vabbè. Prenditi il mio pingo. Boh. Prendiamo l'autobus. Tanto abbiamo ancora mezz'oretta. E poi chiudiamo. E se volete andiamo avanti domani, eh. Guardate che a me piace un botto. Quindi a me fa solo che piacere. Vedo anche che siamo abbastanza stamattina, quindi... Cosa vuoi? Cosa vuoi? Sì. Sì, perché? Dimmi. Sì, però non credo si possa... Sì. Sì. Lo so. Lo so. Sì. Mi interessa, sì, però non so se funziona. Lo so. Va bene. Perché purtroppo perdiamo delle funzioni adesso, non essendo... Vabbè che al di là dell'emulazione, anche se giocassimo su Real Hardware non funzionerebbe più, perché ovviamente hanno chiuso i server già da un po'. Ah, la musica della città quanto è bella poi. Fa piangere, è bellissima. Pronti? Bellissima. Di qua c'è la casa di Resetti, che se lo fai comparire o fai un po' di roba, dopo un po' si tolgono queste due cose. Ci sono i due fratelli Resetti. Shampoo e champagne. La maga. Qui c'è Shusha. E questa è la funzione che perdiamo, purtroppo, non avendolo online, ma perché l'hanno chiuso ormai tanti anni fa. Questa è una cosa molto bella, ecco qua, c'è Gironio. Ed era la casa d'aste. Lo so. Anche questa musica mi piace un botto. Oh sì. E qui gli altri giocatori possono venire a mettere gli oggetti qua e parte un'asta. Che puoi comprare gli oggetti degli altri, però non funziona. Mamma mia, il campo caravan di Horizon. Qui c'è Griffa. L'assicuratore. No, aspetta, allora andiamo con calma. Andiamo con calma. Allora, qui c'è Volpolo. Ok. Non ho ricevuto nessun invito, purtroppo. Qui puoi comprare i palloncini, le cose. Puoi parlare con alcune persone che poi dopo possono trasferirsi da te. Ma andiamo in ordine, guarda. Ah, eccolo qua, lo stellomat. Qui c'è il teatro.
Questa è un'altra meccanica molto carina. Vai al teatro, 800 stelline, le paghi. E vai. Ti siedi. Un po' imbarazzante sedersi così davanti, ma va bene. La funzione carta di credito era molto utile. È vero che c'era anche quella, sì. Irritazione col dottor Strizzo. La nostalgia mi sta uccidendo, Per me tutte queste meccaniche sono meglio di New Horizon proprio. Ecco qua. Certo. Vai. Vai con lo sketch emotivo. Sì, sì. E lui in New Horizon non me lo ricordo. Prima ho comprato il biscotto della fortuna, l'ho aperto e dentro non c'era il messaggio. No. Ho comprato un altro, ma dentro non c'era niente lo stesso. Guarda che erano biscotti normali. Ho comprato il terzo biscotto, indovinate, c'era un messaggio che diceva: oggi spenderai una fortuna per comprare biscottini. Ma era vero. Sì, certo. Ecco qua. Quindi lui ogni giorno tu paghi 800 stelline, ti fa un mini spettacolino e ti sblocca un emote. Tony, grazie per i 12 mesi. Visto? Ecco qua, mi ha aggiunto questo simbolino qui. E posso arrabbiarmi. Poi, chiaro, era più sensato solo per l'online, perché giocare da soli non ha molto senso. Però è una roba figa! Cioè, tu ogni giorno vai lì e hai questa meccanica. Perché rende... Qual è la differenza tra questi giochi più vecchi e New Horizon? Che tutto questo mondo... è più realistico, è più vero. Cioè, sembra veramente di essere andato in un altro posto. Purtroppo no, Elisa. È tutto un mondo più... ma non tanto più interagibile, perché in realtà è molto più interagibile New Horizon, ma questo è più verosimile. Ti fa immergere di più, più immersivo. Cioè, sa proprio da Life Simulator. Poi c'è lui che era un po' truffaldino. Oddio, ma c'ha una kippa in testa? Ma Frodolo con la kippa gli occhi... Magari non è una kippa, spero che non lo sia. Un po' razzista la cosa sarebbe. Lui è l'Accademia delle Belle Case. Lui, tra l'altro, il signor Frodolo in Wild World ti faceva l'assicurazione, quindi ogni volta che venivi punto dalle api nell'occhio ti dava dei soldi. Adesso invece fa parte dell'Accademia delle Belle Case. Pici, grazie mille per la conversione, grazie mille. Sì, sono io il proprietario dell'immobile, sì. Villetta, giardino, moglie, figli, lavoro sicuro. Sarà un cappello. Spero che non lo sia. Spero siano i suoi capelli. Ti rimborsava anche i quadri falsi, sì. Sì.
Sì, va bene. Mi fai paura. No. Sì. 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 Ok, sì. Va bene, grazie. Sì, quanto costa? Mi scrivo, dai. Io prendo sempre il toro per le corna. Sì? Va bene. Va bene. È un pochino, sì. Questi entrano in casa, scusa. Sì, 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 va bene. Va bene. C'è una stanza modello. Facilissimo, sì. Dottore, grazie. Sì, ho capito, rompi coglioni, andiamo avanti. Ah. Un po' industrial questa stanza. O forse perché anche questo era online. Vedo dei rimpianti per Frodolo. È un riporto il suo, mi sa che avete ragione, eh. Sì, sono i capelli. No. Anche qui ritroveremo una vecchia conoscenza, cioè una nuova vecchia conoscenza. Questa è la Griff di Griffa e c'è Bice. Vedi? Questa qui è la... Cos'è? L'altra sorella delle Ague Filo. Lei lavorava nell'atelier qui di Griffa, dove ci sono tutte le cose di tendenza. C'è il vestito da sposa, tra l'altro. E poi fa carriera e va in giro in New Horizon. In New Horizon poi ti valuta i vestiti. E ogni tanto qui si trovava anche la giraffa Griffa, che in realtà in Wild World era itinerante e qui ha fatto carriera e c'ha l'atelier. Qui ogni tanto Griffa compare. Viene introdotta in questo gioco e ti racconta la storia dopo un po'. Esattamente, più ci chiacchieri più si sbottona, un po' come il suo... Santo Dio, che inquietante che sei. Un po' come sua sorella, questo ci siamo già entrati, c'è Shusha. Che ti lucida le scarpe? No, grazie, no, grazie. Sono sneakers. Va bene, grazie, arrivederci. Lui le lucidava e basta. Shampoo e champagne. Anche qui, bellissimo, perché tu ti siedi e parli con bigodini a falve e dolcezza. Open tutte le permanenti. Non c'è mica bisogno di fave con il muso da cane bastonato. Ci penso io. Allora, è la prima volta che vieni da me. Benvenuto a Sample Champagne. Qui noi ti trasformiamo la bellezza interiore in bellezza esteriore. Anche qua la musica è bellissima. Ah, guardate, c'è Griffa lì. Nella rivista patinata lì c'è Griffa. Guardatela. Se ti levi dei coglioni, bigodinia, eh. Eccola qua.
Il fatto di girare lo faceva già su un New Leaf? Griffa dici o bice? Ti giuro che mi ha parlato nello stesso modo di parlare. Vai. Il trucco? No, l'acconciatura. Il trucco cambia la faccia? O è proprio trucco trucco? No, voglio l'acconciatura, grazie. Ogni tuo desiderio è un'ordine, stellina. Ci penso io a farti un taglio da defilé. Dunque, per lo sciapo... Puttana la vacca! Dai, pago. E ora, stellina, più gentile, vai a sostenerti lì sulla sedia di fronte allo specchio. Vado. E anche qui tu non puoi scegliere come ti... come sarai. Ti fa delle domande. Come vogliamo fare questi capelli oggi? Fammi un disegno di come vorresti ti vantare. Dunque dimmi, che tipo di stile vorresti avere? Carino, adulto o folle? Folle. O adulto? Folle. Folle, va bene. Meraviglioso! E così sei a cazzo di uno stile molto carismatico, eh? Beh, in fondo sono ragazzi carismatici che diventano staff. Sì. Non dirmi che questo è il tuo ultimo fine! Oh, non voglio diventare una star. Voglio... No, sto nel mio. Sono proprio fuori fallo a te, uovo. Quindi certe cose non ti interessano, eh? Ma tu pensi che il carisma sia qualcosa che sia dalla nascita o non sia per niente? Si acquisisce il carisma. Si acquisisce. Sono pienamente d'accordo con te. Bisogna costruirlo. È impronunciabile. E la vuoi... E lavoriamoci su. Forza, diamoci da fame. Bene, confettino. Ho affrontato perfettamente come voglio apparire dopo il mio miracoloso intervento. E per concludere, cosa vogliamo fare per il colore? Colore caldo, direi. Colore caldo mi serve. Ho capito, certo. E quale fa questi? Sbarazzino, civettuolo. Civettuolo, voglio essere civettuolo. Oggi voglio essere civettuolo. Siamo pronti per questa missione di bellezza. Vi proverò a stirci. Oh, comunque non si è più ribuggato qua. Abbiamo risolto. Vai. Sei una move, veramente un bijou. È praticamente Eterna dell'Incredibile, esatto. Torna a trovarmi, tu Uzzo, quando voglio, hai un po' il look. E qui invece... Sempre una volta al giorno ti puoi far leggere il futuro. Sono del cancro. È vero. Wanda, posso spredire il tuo futuro per 100 stelline. Lei è economica. No, incantesimo. Cosa mi fa l'incantesimo? Ok. Sì, va bene. Aia! Oh! Ma che cazzo? Sì. Si deve piantare degli alberi a Catalan 3 in tutto. Ah, che sfiga! Vedi, se arrivava un'altra persona e mi piantava tre alberi, succedeva qualcosa.
Ah, che belle meccaniche. Ma vedi, ste robe non ci sono più. Ma perché non ci sono più? Ma guarda che ci sono tante meccaniche anche per l'online molto fighe. Che cazzo si poteva fare online in Horizon? Che poi tra l'altro anche in New Leaf c'erano tanti minigiochi da fare. Boh. Questo è quello per Wii, sì. Far crescere la connessione e perdere ore di progressi. Ogni gioco ha le sue particolarità, altrimenti viene lo stesso gioco con una nuova grafica. Certo, il problema però di New Horizon è che il multiplayer non serve. Cioè, cosa serve il multiplayer oltre a incontrare le altre persone? Servivano più meccaniche. Sono molto contento. Dovrebbe aggiungere feature, non eliminarle, esatto. Cioè, manca una vera e propria componente multiplayer in New Horizon. Guarda come sono un fico adesso. Sicuro per DS, non so se il multiplayer portasse benefici. Sì, però stiamo parlando di una roba più indietro di questa. Cioè, ci sta. Che comunque anche quello aveva delle belle meccaniche. Tu potevi scrivere un messaggio in una bottiglia e lanciarla in acqua e ogni tanto trovavi le bottiglie degli altri giocatori. Va bene, allora io direi che possiamo salvare. Se dite, e continuiamo domani. Piaciuto tantissimo. Veramente un botto. Adesso che abbiamo anche capito qua come risolvere i problemi dei controller, perfetti. Non capirò mai perché il signor Horizon ha bloccato lo shop al secondo upgrade. Tra l'altro, che tristezza quella roba lì. Rayman, non te ne pentirai. Gli altri giochi di Animal Crossing erano più spalmati a livello di contenuto, mentre New Horizon è più concentrato all'inizio e all'endgame. È vero, è vero. Consiste... perché è sandbox, Matt, esattamente. Dai, vi mando dei termosifoni. Iscriveteli tutti. Basta. Così. Basta, basta. Un po' anche un po' stile.